lascia proseguire, attenzione, può ripartire Repubblica Ceca, era Parzonetto. Attenzione Bisantis, attenzione Bisantis, ha segnato la Croazia al 17° minuto con Vlasic. Dunque si sblocca il risultato ad Hampden Park, 1-0 per la nazionale croata che sorniona, ha lasciato fare la Scozia il ritmo. Repubblica Ceca 0, Inghilterra 1, Croazia Scozia. E mi dai la linea Bisantis mentre pareggia la Scozia con McGregor, conclusione dal limite, una rasoiata, pallone che si è insaccato nell'angolino basso alla destra di Livakovic, un po' sorpresa visto l'andamento della partita, la Scozia pareggia al minuto 42 e questo è anche il primo gol in questi europei. Il pallone ma non ha trovato la porta. L'ottavo di finale che per la Repubblica Ceca ci sarà, perché con 4 punti male che vada. Stupendo gol Bisantis, attenzione, stupendo gol di Luka Modric e la Croazia si riporta in vantaggio, evidentemente il minuto fortunato quello della nazionale croata, il 17, perché al 17° del primo tempo aveva segnato Vlasic, al 17° del secondo tempo ha segnato Luka Modric con una conclusione meravigliosa d'esterno destro dal limite dell'area di rigore che non ha lasciato scampo a Marshall, un gol bellissimo, sottili Modric, autore del gol del 2-1, splendido, parte il cross, traiettoria, ecco il terzo gol, è arrivato il terzo gol, la spizzata di Ivan Perisic, e attenzione perché in questo momento la Croazia è qualificata da seconda, c'è sempre Luka Modric, lo zampino di Luka Modric, pennellata anche da calcio d'angolo, è andato sul primo palo, Ivan Perisic ha spizzato il pallone, pallone che ha colpito il palo interno e si è insaccato in fondo alla rete, Ivan Perisic, 30° gol con la nazionale croata, presenza numero 104 questa sera ed è